di più. Ok, senza pisello? Io. E sei fatti. E allora, lei. Grazie. Grazie. Stavo pensando semplicemente cosa ti aspetti da me e magari io posso dirti cosa ti aspetti da te, tipo se ti piace come domanda. Fammela prima te magari. Cosa aspetti da me? Fammela prima tu. Che cosa aspetti da me? È la domanda. Non me l'aspettavo, però abbiamo gli stessi gusti, però ci sta molto. Sì. In parole povere non sono mai riuscito a dire una ragazza che mi piace. Mai. Perché pensavo di trovare una persona. Come ho detto. Completamente diversa, non lo so perché. Però alla fine è piacevole lo stesso. Bisogna veramente una persona che in pratica sia felice, non dico sempre, ma sia divertente, che così sorridiamo insieme. Qual è la tua donna ideale? Magari una ragazza che sia un pochino, che sia dolce, gentile, ma magari più determinata di me. Io non è che sono uno che si butta molto spesso. Non ho mai avuto una relazione, sono ancora single, proprio completamente. Per me sarebbe meglio una ragazza vergine, perché così si impara insieme qualcosa in più. E questo è il mio problema, non è che mi butto molto. E io ne ho avuti abbastanza. E ho avuto nella mia vita al massimo due quasi relazioni. Che poi alla fine, io ti ho detto relazione, eccetera, eccetera, ma sono tipo mini storie. Quindi è come se fosse stata singola vita, insomma. Con queste due persone che però ho frequentato non sono state delle vere relazioni, perché per essere una vera relazione devi passarci un anno e anche di più. Tipo, l'uomo ti piacerebbe, ti piace a te, di preciso. Io volevo qualcuno di carismatico, qualcuno che veramente mi sollevasse la giornata. Sì. Una cosa che faccio molto spesso è andando per ridere. Sì, infatti, colpisce sempre. Da come mi guardava mi pareva che gli piacevo molto, ogni tanto qualche mia battuta che pronunciavo senza volerlo, rideva. Allora, noi siamo al momento del dolce. Volete che preparo qualcosa io? Io invece volevo portare quello che volevo portare. Allora, arrivo subito. Grazie. Io ho deciso di dare il mio regalo a Mirko a metà serata, quando vabbè ho capito che era ok con lui, allora dai, vabbè. Allora, questo è della signora. Ta-dan! E questo è del signore. Un gufetto. Sì. Il gufo mi piace, è bellino come animale. Il gufo mi piace, è un animale misterioso come sono di solito io, infatti io riappaio nell'ombra, quindi che sono misterioso, io infatti. Mi piace parecchio. Bellino! Un arcobaleno con il cuore in mezzo e i due che si baciano. Questo è di un. I due che si baciano è di un mio vecchio lavoro che ho fatto a scuola per l'esame. E che l'hai ricopiato. Esattamente, l'ho ricalcato. Bello! Mi è piaciuto veramente il suo disegno. E sicuramente spero di metterci qualcosa di mio, oppure di appenderlo alla mia cameretta insieme ai miei altri disegni. Biscotti. L'ho fatto io. Ma dai, in serio? Sì. Sentiamo la cuoca. Veramente bello comunque. Posso poi colorarlo magari quando avrò tempo? Certo. Sono stato molto contento del regalo, meglio di così non poteva essere. Eccomi. Vi accompagno all'uscita, prego. Grazie mille. Grazie mille. Grazie a voi.